Allora, oggi andiamo avanti chiaramente sull'argomento che avevamo iniziato sulle liste, provando un po' a metterlo in pratica e un po' a approfondirlo, come sempre. Per metterlo in pratica, io, con le cose che abbiamo visto la volta scorsa, vorrei provare a fare un passo avanti. Noi abbiamo il nostro gioco di carte di briscola con cui abbiamo già lavorato, poco per volta lo miglioriamo, e una delle cose che ci era mancato finora è l'assenza di un mazzo di carte. Ok? Allora proviamo a vedere, adesso che abbiamo le liste, se riusciamo a implementare le funzioni che ci permettono appunto di gestire un mazzo di carte, cioè crearlo, rimescolarlo, distribuirlo, eccetera, vedere se è finito o cose di questo genere. Quindi proviamolo in un file separato, poi una volta che capiremo i meccanismi magari cerchiamo, non so se avremo tempo oggi, ma cerchiamo poi di integrarlo nel programma della partita di gioco. Ok? Quindi proviamo a gestire un mazzo di carte. Allora, cos'è un mazzo di carte? Altro non è che un insieme ordinato, una lista di elementi, i quali, ciascuno dei quali è una singola carta. Quindi noi possiamo pensare a una struttura dati di questo genere, no? Il mazzo potrebbe essere qualche cosa che contiene delle carte, in questo caso ho un mazzo vuoto. Oppure un mazzo che contiene una carta. Allora, contiene un elemento che rappresenta una carta. Come rappresentiamo la carta? Beh, qui ci possiamo sbizzarrire, un modo potrebbe essere quello di utilizzare la stessa rappresentazione che avevamo usato nel nostro gioco, no? Quindi ad esempio potrebbe essere il 7 di quadri. Cioè, per noi una carta era rappresentata, no, nel programma precedente, non era l'unico modo, però avevamo scelto quello di rappresentare una carta come una stringa di due caratteri, il cui primo rappresenta il valore e il secondo rappresenta il seme, no? Quindi 7Q era il 7 di quadri. E potremmo avere un mazzo in cui ci sono appunto più valori, no, più carte, quindi poi abbiamo il 3 di fiori, poi abbiamo l'asse di picche e così via. Quindi questo è il tipo di rappresentazione, senza inventarci nulla di nuovo, che ci immaginiamo per rappresentare un insieme di carte. Non dovrei usare il termine insieme, è più corretto usare il termine lista, perché questo insieme è ordinato. Cioè non è indifferente sapere qual è la prima carta o qual è l'ultima. Nel gioco queste carte sono impilate appunto in un mazzo e quindi verranno poi estratte in un ordine ben preciso. Ok? Quindi questa è la rappresentazione che vogliamo avere. Ovviamente nessuno di noi è così annoiato nella propria vita da voler inserire a mano tutte le combinazioni di carte per ottenere un mazzo da 52, un mazzo da 40, un mazzo da 36, come volete. E quindi possiamo provare a immaginarci come fare a generare tutte le carte valide all'interno di un mazzo. Allora, noi un pochino possiamo ricordarci cosa avevamo fatto per il programma precedente. Avevamo una stringa di valori che indicava i valori delle carte, da 2, 4, 5, 6, poi fante, donna, re, 3, K, 3 e asso, se non sbaglio, e i semi in ordine erano dal più sfigato al più, quindi sono picche, fiori, quadri e cuori. Non so se li ho scritti esattamente nello stesso ordine. Le carte ho cercato di scrivere in ordine di valore e i semi ho provato a scrivere in ordine, in realtà nella briscola è irrilevante, questo è l'ordine di valore che avrebbero nel poker, per esempio, dove cuori vale più di quadri, eccetera.
Questo è il modo in cui li avevamo rappresentati, i valori, i semi delle carte, vi ricordate? In realtà adesso che conosciamo le liste li potrei anche rappresentare in un modo diverso, ad esempio i valori li potrei rappresentare come una lista. Quali sono le carte? Il 2, il 4, il 5, il 6 e così via. Il jack. La donna, il re, il 3 e l'asso. Nel primo caso ho una stringa di 2, 3, 4, 5, 6, fante, donna, re, asso, o di 8 caratteri. Nel secondo, nel secondo caso ho una lista di 8 elementi. Ciascuno dei quali elementi è una stringa di un carattere. Manca 7. Ma non sono convinto che serva anche il 7. L'avevamo messo, ma poi mi sono ricreduto. Adesso facciamo due conti per capire quante carte dobbiamo mettere nel mazzo. Perché se poi le distribuiamo a giri di 3, devono essere multiplo di 3. E se io faccio da 40 non riesco a dare le carte, quindi non era vero che dovessero essere 10 carte, forse sono 9, no? Qui quante ne ho? Vabbè, è inutile che io faccia conti a mente che so di sbagliarli. Quindi qua in questo caso sì, ho 9 valori diversi. 9 per 4 fa 36 carte e quindi se le do a gruppi di 3 riesco ad arrivare alla fine del mazzo in modo esatto. Prima avevamo nell'esercizio precedente, avevamo messo anche il 7, però 7 per 4 fa 40 carte che non si riescono a distribuire, visto che nel gioco si danno le carte, 3 carte per volta, no? Quindi era sbagliato il mazzo di prima. Ok. Sono scelte diverse. All'epoca avevamo usato una stringa perché era l'unico modo che conoscevamo all'epoca, no? Per contenere più valori. Adesso avremmo anche potuto rappresentarli all'interno di una lista. È indifferente. Poi al lato operativo si comportano abbastanza nello stesso modo in questo caso specifico, no? Perché se io scrivessi valori di 0 mi dà comunque in entrambi i casi il 2. Con la differenza che nel primo caso valore di 0 viene interpretato come estrae il primo carattere da una stringa e quindi di sicuro sempre un carattere. Nel secondo caso valore di 0 viene interpretato come estrae il primo elemento della lista che può essere qualunque cosa. In questo caso è una stringa di un carattere, quindi in questo caso alla fine il risultato è lo stesso. Ok? Ovviamente se decidiamo di memorizzare queste cose, se avessimo deciso o se volessimo cambiare idea e decidere di memorizzare in una lista, cerchiamo di mantenere un po' di coerenza. Ad esempio io sarei contrario a memorizzare questi valori così. Ad esempio le carte numeriche le memorizzo come numero e le carte invece letterali con un simbolo letterale le memorizzo come stringa. Ma questa è una lista perfettamente lecita. Non c'è nessuno che ci può dire che è sbagliata, però sarà sicuramente scomoda da utilizzare, perché alcuni dei suoi elementi sono numeri interi, alcuni dei suoi elementi sono stringhe, e quindi magari quando cerchi di concatenarli, metterli insieme, i numeri non si lasciano concatenare, o se cerchi di fare delle operazioni aritmetiche, le stringhe non si fanno calcolare. E quindi poi nel nostro programma tutte le volte dovremo andarci a chiedere, attenzione, tu sei una stringa, sei un intero, no, ci complichiamo la vita. Quindi, nonostante all'interno di una lista in Python io possa raccogliere ciò che voglio, in realtà mi conviene comunque, per semplicità operativa, memorizzare dati che siano tutti dello stesso tipo. L'abbiamo già visto in teoria, ma un conto è condividere il concetto e un conto è vederlo nel nostro programma. Quindi lo lascerei sotto forma di stringhe
Questa sarebbe un'alternativa, io per il momento la lascerei commentata, andiamo avanti su quella precedente, ma già che ci stiamo ragionando, no? Proviamo a valutare le opzioni. Ok, costruiamo un mazzo nuovo, creiamo un mazzo. Cosa vuol dire creare un mazzo? Vuol dire che io devo creare tutte le possibili combinazioni di carte combinando un valore e un seme tra quelli che ho a disposizione. E ciascuna, una volta creata una combinazione di queste, la devo aggiungere come carta al mazzo. Quindi il mazzo sarà la tipica operazione di creazione di una lista, quindi creare una lista significa partire da vuoto e poi fare una serie di append. E questi append li posso fare ovviamente con due cicli annidati. Un ciclo, ad esempio quello più esterno, che va a considerare tutti i possibili valori, e un ciclo più interno che per ciascun valore va a generare i quattro semi. Quindi potrei avere un ciclo valore in valori e un ciclo più interno seme in semi. A questo punto la carta che cos'è? È il valore più seme. Quindi la variabile valore assumerà per ad ogni iterazione uno di questi elementi della stringa. Quindi assumerà un valore, ad ogni iterazione sarà una stringa di un carattere che è esattamente uno di quei caratteri del valore. Semi uguale, questo è un ciclo, due cicli annidati, quindi il ciclo esterno va avanti più lentamente, il ciclo interno va avanti più velocemente, quindi per un certo valore, il 2, vengono generati 1, 2, 3, 4, vengono fatte tutte e quattro le iterazioni del ciclo interno e poi passerò al valore successivo, per cui genererò i quattro semi, poi passerò al valore successivo, eccetera. E valore è il carattere pescato da qui, seme è il carattere pescato da qui, la congiunzione dei due mi dà la descrizione di una carta. La quale carta la posso aggiungere al mazzo? La quale carta è una stringa di due caratteri che posso mettere nel mazzo. Dopo tutto questo, come sarà fatto il mazzo di carte? Così. Conterrà 2 di picche, 2 di fiori, 2 di quadri, 2 di cuori, 4 di picche, 4 di fiori, 4 di quadri, 4 di cuori, eccetera, eccetera. Fino alle ultime carte che saranno i 4 assi. In fondo. Questo è un po' un mazzo di carte nuovo, no? Quando voi comprate un mazzo di carte nuovo, non arriva in quest'ordine, ma aprite il mazzo di carte, le carte sono tutte belle ordinate. In realtà nei mazzi nuovi sono ordinate prima per seme e poi per valore. Noi invece le abbiamo ordinate prima per valore e poi per seme. Ma quello che voglio dire è che l'ordine delle carte in questo mazzo è perfettamente noto. Quindi non si può giocare a carte con un mazzo fatto così, no? Bisogna prima mescolarlo. Allora io posso girare un mazzo con le carte in ordine e poi una volta che l'ho generato lo mescolo. Oppure, se sono capace, potrei generare un mazzo già con le carte mescolate. Cosa vuol dire generare un mazzo con le carte mescolate? Beh, io potrei, non mi piacerebbe, ma potrei dire, ma senti, generiamo un valore a caso, preso dei valori, randint, importiamo randint,
l'int, da random. L'int, ricordiamoci, ha il valore minimo e il valore massimo, quindi un valore tra 0 e la lunghezza di valori meno 1. E il seme, questo, lo pesco dai semi, e se voglio generare 40 carte, eseguo questa roba 40 volte, non 40, 9 per 4, dunque, quante carte devo generare? Per ogni seme e per ogni valore. Io conti a mente non li so fare, l'avete capito, e quindi me li faccio fare da lui. Queste sono le carte che devo generare, e quindi posso generare una carta e poi aggiungerla. Facciamo un mazzo 2. Quindi, a differenza del caso precedente in cui generavo le carte in ordine perfettamente definito, qua genererò comunque lo stesso numero di carte, tanti quanti sono i valori per tanti quanti sono i semi, 36 dovrebbero essere. Ma ad ogni volta che genero una carta scelgo a caso un valore e a caso un seme e l'aggiungo al mazzo. Ovviamente che problemi ha questo? Che non c'è nessuna garanzia che le carte siano tutte diverse. Ad esempio la donna di cuori è stata generata qua ed è stata generata qua. Ce ne sono due. E ovviamente, per il teorema dei cassetti, come si dice, se un valore è ripetuto due volte, sicuramente un altro valore mancherà. Non vi so dire occhio quale, ma delle carte mancano, no? Perché se sono 36 in tutto e alcune sono duplicate, vuol dire che altre tante mancheranno. Allora, questa potrebbe essere una logica, no? Che genera le carte in ordine casuale, ma non mi dà nessuna garanzia che alla fine del gioco io non abbia mai creato nessun duplicato. Cioè, dopo che ho generato la donna di cuori qua, non mi devo più permettere di rigenerare di nuovo la donna di cuori. E come potremmo fare? Un'idea potrebbe essere, la butto lì, non so se vi piace. Prima di fare append verifico che non sia già nel mazzo. Quindi l'aggiungo al mazzo solo se non c'è ancora. Quindi come faccio a sapere se un elemento è in una lista? Con l'operatore in. If carta not in mazzo 2, parliamo del mazzo 2, l'aggiungo. Quindi aggiungo una carta solo se quella stessa carta non è compresa nel mazzo. Quindi in questo caso sono sicuro di non avere mai carte duplicate. E infatti, anche se aguzzate la vista, non ho mai due volte lo stesso elemento. Ma lo sto pagando come? Con un mazzo incompleto. Questo vuol dire. Lo sto pagando col fatto che non ho generato 36 carte, non ho generate di meno, perché tutte le volte che avrei voluto generare una carta che già c'era, l'ho buttata via. E allora? Allora in realtà io devo contare non le volte che ci provo, ma le volte che ci riesco.
Se io provo a generare 36 carte, alcune volte le inserisco, altre volte no perché ho generato un duplicato. Però in questo ciclo for lo conto comunque. Lo incremento comunque la i che mi arriva fino a 36. Dimmi. Allora, sì, lui sta dicendo, no, seguendo il mio ragionamento sta dicendo, grazie per la domanda perché non funziona. Allora, il ragionamento che fa lui è questo. Dice, ma il ragionamento è corretto, solo che Python non funziona così. Dice, io ho un i che si incrementa. Ci sono delle volte in cui genero una carta che effettivamente aggiungo al mazzo. Bene. Ci sono delle volte in cui non l'aggiungo al mazzo, e allora quella i non si deve incrementare. Ma poiché il for me la incrementa comunque, io la decremento così alla fine ritorna, rimane ferma allo stesso punto. Sì, ma non funziona. Perché non funziona? Per come funziona il range. Poiché questo for è un for range, ok? Lui calcola prima l'insieme dei valori possibili e poi me li dà uno per volta. Quindi non fa veramente un incremento della variabile i. Semplicemente si costruisce i valori possibili e ad ogni iterazione mi dà il prossimo valore che saltava fuori. La variabile i non viene incrementata dall'istruzione for, ma viene semplicemente, viene ignorato il valore che aveva nell'iterazione precedente e prende il valore successivo. Quindi questi valori sono precalcolati prima. Un altro potrebbe dire, no, ma allora fammi un range più grande, questi più quelli che mancano, no? Così il range ogni volta viene più grande e lui va avanti col for. Non funziona neanche questo perché il range viene calcolato all'inizio, quando entro nel for. Okay? Quindi questo si può fare, dimmi, si potrebbe usare un while. Se usi un while, quindi al posto di questo for, potrei scrivere la stessa condizione, quindi un while i minore di questo, identico, no, lo stesso ciclo lo faccio con un while, ovviamente devo inizializzarmi la i. In questo caso mi devo incrementare la i, allora, e la incremento ogni volta. Allora, per ora ho fatto l'operazione cieca, ho detto, questo for a che cosa corrisponde? Corrisponde a inizializzare la i a 0, controllare che la i sia minore del valore terminale del range e incrementare la i ad ogni iterazione. Nel fare questa trasformazione non ho minimamente guardato cosa c'era qua dentro. E vediamo se funziona. Ha funzionato. Quindi ha generato un mazzo da 40, effettivamente con le carte che a occhio diventa difficile da vedere, ma fiduciosi in questa if, sappiamo che non ci sono duplicati. Questo è questa trasformazione. Adesso andando a riguardare questo codice, uno vede, ma allora aspetta un attimo, qui nell'else mi decrementi la i e poi subito dopo me la incrementi. Saresti più furbo magari incrementarla nel ramo vero qua e non fare l'else. Cioè questa stessa cosa vuol dire, anziché incrementarla ogni volta e a volte invece la decremento anche, la incremento solo qui e butto via questo pezzo. Cioè incremento la i solo se effettivamente sono riuscito a mettere la carta dentro. Ma poi sta i mi serve davvero? Fatto il ciclo così, che valore sta tracciando i?
A quale altra cosa è sempre uguale in questo ciclo il valore di i? La lunghezza del mazzo. I parte da 0 quando il mazzo è vuoto. Tutte le volte che aggiungo una carta al mazzo incremento i di 1. Beh, allora i sarà la lunghezza del mazzo. Quindi io potrei anche fare a meno di i e scrivere qua, anziché i, l'end del mazzo. Giusto? E quindi i non mi serve incrementarla, perché è il mazzo stesso che cresce. E direi che questo è anche più robusto, perché anche se facessi casino, sono sempre sicuro che la mia condizione è esco da qua quando ho il mazzo da 36. Questo ci fa capire una cosa meglio sul for. Quando io ho un ciclo for, una volta che l'ho impostato, lui va avanti bendato. Okay? Lui fa esattamente quel numero di iterazioni che sono definite dal range oppure dal contenitore su cui stai iterando, anche se cambiassi il contenitore, cambiassi il range, cambiassi il valore della variabile di controllo, se ne frega. Se io ho bisogno di un controllo più fine sull'iterazione, devo usare il while in cui mi vado a controllare ciò che serve a me. Ok? Quindi in altri casi non pensate di paccioccare, di giocare con le variabili di controllo dei cicli for, perché non serve a nulla. O meglio, quella variabile la cambiate durante la singola iterazione, ma quando lui torna su e passa all'iterazione successiva, lui va semplicemente a prendere il successivo valore che era già stato precalcolato, predefinito. Ok? Allora, tra queste due opzioni, beh, la prima, abbiamo detto, non mi piace tanto perché le carte sono sempre nello stesso ordine, la seconda mi genera un mazzo, tra virgolette, già pronto a essere giocato. A me fa un po' male però la seconda. Fa un po' male perché se mi immaginassi di doverla fare a mano, cioè da metà in poi, verso il fondo del mazzo, lui si, scusate il gioco di parole stupido, ma si sta facendo un mazzo, questo programma. Perché gli mancano solo più 3 carte, ok? Da 36 ne ha già messe 33, gliene mancano 3. Ne prende una a caso, l'otto di fiori c'è già, il 2 di picche c'è già, il fante di quadri c'è già. E lui deve tirare fuori a caso numeri ogni volta e nella maggior parte dei casi, 33 su 36 volte, le butta via, probabilisticamente, la butta via. E quindi deve iterare, immagina, adesso con 36 carte, vabbè, è veloce, non ce ne accorgiamo, immaginiamo che fossero 10.000. Quando lui arriva agli ultimi due numeri, all'ultimo numero, deve estrarre casualmente proprio quel numero su 10.000 che manca dalla sequenza. Oh, prima o poi ce la fa. Se il generatore casuale funziona bene, prima o poi me lo tira fuori quel valore. Però abbiamo un po' l'impressione che stiamo sprecando tanto lavoro, no? Giusto? Stiamo facendo un numero di estrazioni casuali. Contiamo quante estrazioni facciamo. Cioè lui per generarmi le 36 carte ha fatto 88 tentativi, che non sono neanche tanti, ha avuto anche discreta fortuna, perché a volte è peggio. Okay? Allora, questo algoritmo funziona, asintoticamente funziona, direbbe il signore dell'ora prima, nel senso che prima o poi mi dà il risultato. Non c'è garanzia che funzioni nel numero minimo di iterazioni, ma sicuramente è molto meno efficiente rispetto a quello di prima,
che in... vabbè, questo qua non era casuale, però in 36 operazioni nette contate mi ha dato 36 carte. Allora, questo secondo, secondo me, è un algoritmo che il mazzo lo riempie per disperazione. Io non so, non è un termine ufficiale sul tipologia di algoritmi, ma è un algoritmo disperato questo. Prova finché ce la fa. Un po' come dare gli esami al poli. Prima o poi lo passi. Riusciamo a migliorarlo? Allora, noi quando mescoliamo un mazzo di carte, innanzitutto, uno, non compriamo mazzi di carte già mescolati, ma quelli che compriamo sono ordinati. E per prima di giocarci li mescoliamo. Per mescolarli non facciamo questa cosa qua, no? Di tirare a caso. Di inventarci una carta a caso, due di picche, ah c'è già, allora non ne invento un'altra, eccetera. Ma semplicemente prendiamo le carte che ci sono e le mescoliamo, vabbè, ma cosa vuol dire le mescoliamo? Le scambiamo tra di loro. Quindi l'idea potrebbe essere, e scambiamo fino a quanto? Per un po'. Allora, l'idea quale potrebbe essere? Partiamo da un mazzo ordinato e scambiamo le carte tra di loro. E prendo due carte a caso, le scambio, le altre due le scambio, altre due le scambio. Invece voi quando mescoliamo facciamo cose più complicate, tipo prendere proprio dei sottomazzetti, li incrociamo, ma immaginiamo proprio di avere le carte tutte sul tavolo, in fila, coperte, non le vediamo, ne prendo due e le scambio di posto, ne prendo altre due e le scambio. Parlo di scambiare di posto perché così occupo sempre lo stesso spazio sul tavolo e non vado a incasinarmi, no? Allora, questo algoritmo qua lo potremmo fare, no? Posso partire dal mazzo ordinato, allora provo a rimescolare un mazzo esistente. Quindi chiamiamolo mazzo 3, facciamo una copia del mazzo di partenza che era quello ordinato, faccio una copia così l'altro mi rimane e non faccio casino, no? Ricordate, per fare una copia di una lista non devo scrivere mazzo 3 uguale mazzo, perché altrimenti quando vado a rimescolare il mazzo 3 sto rimescolando anche il mazzo di partenza, ma devo fare una copia. E su questo mazzo 3 faccio tanti scambi. For conta scambi in... Quanti ne facciamo? 1000? Facciamo 1000 scambi. Scambio tra di loro due carte, quindi estraggo a caso due posizioni del mazzo. Quindi estraggo a caso la posizione 1, randint tra 0 e la lunghezza del mazzo, quindi len mazzo 3 meno 1. Posizione 2 uguale randint 0 len di mazzo 3 meno 1, perché quella antipatica di randint purtroppo comprende sempre anche il secondo elemento, quindi devo metterci meno 1. Che cos'è posizione 1 e posizione 2? Sono due indici all'interno del mazzo che sono le malcapitate carte che deciderò di scambiare tra di loro. Quindi se posizione 1 è 3 e posizione 2 è 9, io dovrò prendere la carta che stava nel mazzo di 3, toglierla, mettere al suo posto la carta che stava nel mazzo di 9 e poi rimettere l'altra al suo posto. Quindi dovrei fare qualcosa del tipo mazzo 3 di posizione 1 uguale mazzo 3 di posizione 2 e mazzo 3 di posizione 2 uguale mazzo 3 di posizione 1. Attenzione che qui ho scritto mazzo 2. Questo mazzo 2 mi sta dicendo sei un cretino perché non hai lavorato con le funzioni. E per un errore di battitura, questo qui che è sbagliato ovviamente perché io sto lavorando sul mazzo 3, non mi viene segnalato come errore perché il mazzo 2 era, guarda caso, una variabile che esisteva in un altro pezzo di programma che non c'entrava niente. Ok? Vabbè, adesso stiamo facendo delle prove, ma poi
se questi frammenti fossero in funzioni diverse, sarei sicuro che questo problema, e non li dovrei neanche chiamare master 2, 3, 4, perché ognuna, ogni funzione avrebbe i suoi nomi di variabili, no? Però l'ho rimesso a posto, ho sbagliato a copiare. Quindi questo cosa vuol dire? Prendi la carta che stava nella posizione 2 e la metti nella posizione 1, la carta che stava nella posizione 1 la metti nella posizione 2. E quindi effettivamente le ho scambiate di posto, e questo lo ripeto tante volte, non basta scambiare solo due carte da un mazzo ordinato. Ho messo 1000 come valore, non so se basta 100, se serve 100.000, vediamo cosa esce fuori. Solo che questo non funziona, giusto? Perché non funziona? Adesso chi lo sa già, l'ha già visto. Immaginiamo di avere questo mazzo qui, questa parte di mazzo, ok? Immaginiamo che sia solo questo, ok? E io abbia scelto posizione 1, magari posizione 1 è venuto 2 e posizione 2 è venuto 6, ok? Allora queste due istruzioni che cambiano, dovrei scambiare tra di loro il 2 di quadri, che è in posizione 2, 3, 4, 5, 6, col 4 di cuori. Questo è ciò che voglio fare. Ciò che faccio cos'è? Mazzo 3 di posizione 2, posizione 2 è 6, quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 di cuori. Questo vale 4 di cuori. Il lato destro di questa istruzione. Viene messo dove? Nella posizione 2 del mazzo 3. Quindi qua ci scrivo 4 di cuori. Poi nell'istruzione successiva cosa faccio? Prendo il 2 di cuori, ah no, non ce l'ho più il 2 di cuori, c'ho scritto sopra. Cioè prendo ciò che c'è qui e lo metto nella posizione 2. Qui. Il problema è che ciò che c'è qui non è più ciò che c'era prima, perché l'ho già cambiato. Allora, vuol dire che per poterlo poi spostare da un'altra parte, prima di cancellarlo devo salvarmelo in una variabile temporanea. Quindi devo dire, vabbè, allora, per non perdere quel 2 di cuori che c'era qua prima, adesso gli faccio CTRL Z, ce l'ho facile, ma me la salvo in una variabile temporanea, ciò che c'era nella posizione 1. E poi qua vado a recuperare il valore che avevo salvato nella variabile temporanea. E faccio un giro a 3. Cosa faccio? Il 2 di cuori me lo salvo in una variabile temporanea a questa riga 45, che sarà, salvo 2 di cuori. Questo valore qui. Poi faccio questa operazione effettivamente di prendere la posizione 6, che era il 4 di cuori, e la metto al posto della posizione 2, che comunque andava fatto, ma poi nella posizione 6 ci vado a mettere che cosa? Il valore che mi ero salvato da parte e non avevo perso. Allora effettivamente ho scambiato tra di loro questi due elementi. Allora questo dovrebbe funzionare, vediamo che cosa salta fuori come mazzo 3. Allora, il fatto che non abbia fatto grossi casini si vede dal fatto che non ho dei valori replicati più volte, no? Cioè, i valori sono sempre gli stessi, sono sempre, ma sono, rispetto al mazzo 1, che erano tutti in ordine, prima i 2, poi i 4, poi i 5, qua sotto invece sono mescolati. Tanto mescolati o poco mescolati, beh, dipende da quante volte faccio questa operazione di scambio. Io facessi solo 5 scambi, per assurdo,
e vedete che il mazzo finale, finale sarebbe molto simile a quello di partenza. Quindi in qualche modo più scambi faccio, più il mazzo viene ben mescolato, no? E così ci togliamo la scusa sempre, in qualunque, qualunque partita, in qualunque gioco, quello di due che sta perdendo gli chiede sempre all'altro, ma hai mescolato bene? No? Perché le mie carte fanno schifo. Ecco, qui mescoliamo bene. Questo è ciò che si fa in qualunque linguaggio di programmazione. Quando devo scambiare due valori, lo scambio di due valori richiede sempre un parcheggio temporaneo per, il valore che, per uno dei due valori che sto sostituendo. Si fa sempre questo giro a tre. In alcuni linguaggi, tra cui Python, esiste in realtà una scorciatoia, che in realtà è un caso particolare di un'assegnazione multipla, che si può scrivere così. Io posso scrivere AB, io posso scrivere A uguale B e questo va bene, no? Ma io posso anche scrivere A virgola C uguale B virgola D. Cosa vuol dire? Vuol dire che io prenderò una coppia di valori B e D e li assegnerò a una coppia di variabili A e C. E quindi risparmio una riga. Anziché scrivere A uguale C a capo, C uguale D, no. Anziché scrivere A uguale B a capo, C uguale D, lo scrivo tutto su una riga sola. Risparmiare una riga non è mai stato l'obiettivo della nostra vita. Ma la differenza vera, sostanziale, è che il ramo destro viene sempre calcolato prima del ramo sinistro. E che è quello che mi permette di fare anche cose di questo genere. Dimmi. No, no, da un errore. Se devo avere sul, ramo, sul lato sinistro dell'uguale lo stesso numero di elementi del lato destro dell'uguale. Cosa fa A uguale C uguale C uguale A? A, C, A virgola C uguale C virgola A. Crea una coppia di valori sulla destra, che sono il valore di C e il valore di A, e gli assegna una coppia di variabili sulla sinistra, che sono A e C, ma nell'ordine inverso. Ma poiché lui prima calcola il ramo destro e poi dopo fa le assegnazioni, non è del tutto equivalente a scrivere A uguale C e C uguale A. Concettualmente lo è, ma A uguale C, C uguale A non funziona per fare lo scambio per il motivo che abbiamo visto prima. Sto rovinando, sto perdendo il valore di A alla prima riga che eseguo. Mentre questa scrittura con le coppie, con le tuple in realtà, prima si mette da parte i valori, poi fa le assegnazioni. Quindi, questa operazione qua, che normalmente, no, impiega e concettualmente si fa con tre istruzioni, in Python la si può anche scrivere con un'istruzione sola, dicendo, senti, io nel mazzo 3 mettimi un valore nella posizione 1 e un altro valore nella posizione 2. E questi valori da dove li prendi? Beh, il primo valore lo prendi dal valore che c'era nel mazzo alla posizione 2, e il secondo valore lo prendi da ciò che c'era nel mazzo alla posizione 1. Questo operativamente è equivalente a ciò che abbiamo appena scritto sopra. Beh, ovviamente ogni volta viene diverso questo mazzo perché random fa il suo lavoro. Non è sbagliato né l'uno né l'altro, cioè, sono due forme diverse, alternative, ma già che ci sono delle scorciatoie, tra l'altro anche facili da capire, tanto vale conoscerle.
Ok, questa è una strategia quindi per mescolare un mazzo dall'ordine in cui era in un ordine diverso. Mi richiede 1000 operazioni. Magari non sono 1000, magari bastano 500 per avere un risultato decente, però mi richiede un numero di operazioni elevato. Proviamo a spingere il nostro obiettivo. Abbiamo un mazzo da 36 carte. Riusciamo a mescolarlo facendo solo 36 operazioni? Le carte ce l'ho qua davanti. Vi do un suggerimento. Ne scelgo una a caso. Se scambio sempre la prima e l'ultima, quello che mi stai dicendo tu, ho capito bene, però scambio la prima con l'ultima e poi se la riscambio di nuovo, però torno al mazzo di partenza. Ho capito, però allora lei mi sta dicendo prendo la prima carta e l'ultima carta e le scambi? Le scambio tra di loro. Poi la seconda e la penultima e le scambio. Per il risultato che ottengo è il mazzo esattamente invertito rispetto a quello precedente, che non è un mazzo casuale. Se quello di partenza sapevo esattamente prevedere dove fosse il 7 di picche, anche in quello di arrivo basta solo fare 36 meno. Quindi sì, è una permutazione, ma non è una permutazione casuale. Dimmi. A gruppi di mazzetti? Sì, però quanti ne fate? Lui dice, anziché scambiare tra di loro solo carte singole, scambio tra di loro gruppi di tre carte. Casuali, ma lo devo sempre fare tante volte. 10 volte? Giochiamo carte una volta io e te, vediamo. No, 10 volte è troppo poco. Se appartengo a un mazzo ordinato, se faccio 10 scambi, avrò un mazzo che è ancora in buona parte ordinato. No, no, io voglio un mazzo veramente casuale, senza compromessi, ma senza spendere più di 36 operazioni. Dimmi. Allora, scelgo ogni volta una carta casuale senza ripeterla. Allora, sì, l'idea potrebbe essere questa. Io ho un mazzo, ragioniamo su un mazzo di partenza e un mazzo di arrivo, ok? Il mazzo di partenza contiene tutte le carte, il mazzo di arrivo inizialmente non ne contiene nessuna. Prendo una carta, scelgo a caso una carta dal mazzo di partenza, così come abbiamo fatto. La prendo e la sposto nel mazzo di arrivo. Quindi la cancello dal mazzo di partenza e la aggiungo al mazzo di arrivo. A questo punto il mazzo di partenza ha una carta in meno. Allora, lui diceva questa carta non devo prendere due volte duplicate. Io per evitare di prendere i duplicati proprio la tolgo. Visto che sono liste, le posso modificare, la tolgo. Poi, e quindi avrò 35 carte nel primo mazzo e una nel secondo. E poi ripeto, estraggo una carta a caso tra le 35, la tolgo dal mazzo, la metto nell'altro. Allora, le metto nel secondo in fondo, le appendo in fondo. Ma man mano che le estraggo a caso. Ogni volta le estrarrò da un mazzo che via via sta dimagrendo, ma ogni volta le estraggo comunque in una posizione casuale. Ci piace? Allora, provo a generare un mazzo casuale con solo 36 operazioni. Quindi mazzo casuale lo chiamiamo 4, e non scusatemi, mi servono due variabili, una col mazzo di partenza e l'altra col mazzo di arrivo. Chiamiamolo mazzo partenza. Come fa? È la copia del mazzo iniziale. Facciamo le copie così quello là non andiamo a modificare.
e il mazzo di arrivo è inizialmente vuoto, ok? Poi avrò un semplicissimo ciclo, poi pensiamo alla condizione, fatemi mettere, non so, true solo per dire, poi ci penso. Non è ovviamente while true, ma prima pensiamo a cosa devo fare, poi pensiamo alla condizione per farlo andare avanti. Trovo, scelgo una carta casuale dal primo mazzo, da quello di partenza. Quindi scelgo una carta a caso dal mazzo di partenza. Come? Estraggo una posizione, sempre col mio solito randint, tra 0 e len di mazzo di partenza, meno 1. Quella è la posizione della carta che voglio prendere. Quella carta la aggiungerò al mazzo di arrivo. Mazzo di arrivo, append, la carta che si trova nel mazzo di partenza alla posizione che ho appena estratto. E poi tolgo la carta dal mazzo di partenza. Uso pop che elimina un elemento, nota la posizione, dato l'indice, l'elemento all'indice pos viene cancellato. E quindi il mazzo di partenza si riduce di un elemento. Il mazzo di arrivo si incrementa di un elemento. Alla fine il numero di carte totali non cambia. Se vado a prendere la lunghezza del mazzo di partenza che si riduce di 1 ad ogni iterazione e quella del mazzo di arrivo che si incrementa di 1 ogni iterazione, mi accorgo che il numero totale di carte non cambia. E fino a quando devo andare avanti con questa operazione? Ma finché non ho trasferito tutte le carte dal primo mazzo al secondo. Finché la lunghezza del mazzo di partenza è maggiore di 0. Quindi cosa abbiamo fatto? Scelgo la carta una casa, aggiungo quella carta, al mazzo d'arrivo, e la cancello dal mazzo di partenza iniziale. Quante iterazioni fa questo? Esattamente 36. Quel while lì lavora su una lista che inizialmente ha 36 elementi, ad ogni giro si ne perde uno. Avevi una domanda? No, scusa. Quindi vediamo un po' se abbiamo fatto un buon lavoro. E chi lo sa, però l'ultima riga che abbiamo stampato effettivamente contiene dei valori mescolati. Devo anche dire, sono più sicuro, sono più tranquillo con questo che non con quest'altro dove avevo questo 1000 che, boh, quale sarà il valore giusto. Non ho voglia di farmi un corso di statistica solo per decidere qual è il valore giusto. Quindi questo è, secondo me, l'algoritmo più furbo che possiamo inventarci, quasi. Raggiunge l'obiettivo, quindi parte, noi partiamo ovviamente da una generazione del mazzo che deve esserci, deterministica, chiara, e poi ogni volta che mi serve lo posso mescolare usando questa funzione qui, questo metodo qui.
che ha il piccolo difetto che mi servono due liste, ma chi se frega. Volendo si potrebbe fare con una lista sola, facendo anziché copiare da una lista a un'altra, scambiarlo col primo elemento, col secondo, col terzo, quindi ogni volta hai praticamente gli elementi iniziali che sono già il mazzo nuovo e gli elementi finali che sono ancora il mazzo vecchio, però ci complica solo il ragionamento, non serve, non ci aiuta in questo caso, ci aiuterebbe se fossimo stretti di memoria. Ok, quindi lo stesso problema lo possiamo affrontare in tanti modi diversi, no? Oppure si può fare si può usare il metodo, se non mi sbaglio, che si chiama shuffle nel modo random che fa già questo lavoro per noi, no? Ma non importa, cioè il metodo shuffle di random rimescola la lista X, come si dice in place, lì c'è scritto in place, vuol dire che rimescola la lista stessa, non restituisce una nuova, non ne crea un'altra, modifica la lista. Modifica come quello basato sugli scambi, quello basato sugli scambi modificava la stessa lista. Questo basato sull'estrazione invece crea una lista nuova, quindi un po' diversa. Quindi gli passo una lista e lui me la modifica usando alla fine una variabile random. Io non so che algoritmo usi al suo interno il metodo shuffle, no? Probabilmente userà una variante di quest'ultimo. Di sicuro non usa metodi stupidi o inefficienti. E ovviamente il quarto modo mi dà un'altra variante ancora sempre più rimescolata, non più, rimescolata in modo diverso dallo stesso mazzo. Ok? Quindi l'altro modo era quello di, mettiamoci qua, il metodo, la funzione random.shuffle. Ma questa è l'informazione meno utile di tutta la giornata, perché vabbè, è una funzione che se mi ricordo la uso, ma fa una certa cosa. Se dovessi già fare una cosa leggermente diversa, avere le basi per potercelo costruire ci permette di implementare qualsiasi cosa e non semplicemente disperarci se non c'è la funzione esattamente che mi serve, no? Ecco, adesso che abbiamo generato questo mazzo, proviamo a pensare di distribuire le carte. Ok, quindi abbiamo fatto un bellissimo percorso, ma alla fine, fatemi fare un altro file, distribuisci carte, in cui vado a mettere ovviamente la parte più semplice, cioè questa, la generazione del mazzo e la rimescolatura del mazzo. Ok, questa è la versione minima, devo ovviamente importarlo da random. Ok. Ok, adesso proviamo a distribuire le carte. A brisco, diciamo, no? Allora, come vengono distribuite? Immaginiamo, il nostro gioco era un gioco a due giocatori. Quindi ogni giocatore riceve, c'è una serie di mani di gioco e ad ogni mano ogni giocatore riceve tre carte. Quindi ad ogni mano
ogni giocatore, ciascuno dei due giocatori riceve 3 carte. Poi ho scritto in una lingua che non so quale sia. Quindi dovrò dire, ho rimessurato il mazzo, e anziché dire, stamparlo così, dovrò dire, ok, la prima mano, il primo giocatore ha queste 3 carte, il secondo giocatore avrà queste altre 3 carte. Non è vero, perché le carte non le diamo così, 3 a te e 3 a me, no? Da una, giusto? E poi queste 6 carte, che poi in realtà darle così non serve a niente, perché se il mazzo fosse davvero mescolato bene è statisticamente irrilevante. Però fa più scena ovviamente, no? E poi queste 6 carte le ho usate, quindi non le posso più usare. Allora, cosa posso fare per dare le carte ai vari giocatori? Posso pensare che di inventarmi 2 liste, chiamiamola mano 1 e mano 2, cioè la mano del giocatore 1 e la mano del giocatore 2, okay? Che estraggano le prime 6 carte dal mazzo. Meglio, le prime fatte in questo modo intercalato. Quindi, ad esempio, la mano 1, la prima mano del giocatore 1, posso estrarre che cosa? Beh, dovrei estrarre in teoria l'elemento in posizione 0, 2 e 4. Quindi potrei prendere dal mazzo, dallo 0, diciamo che in tutto sto ragionando su 6 carte, no? Quindi un range che mi va da 0 a 6, di cui però prendo una carta ogni 2. Solo le carte pari. La carta 0, la 2, la 4, poi se, perché il passo di questa porzione è un passo 2, poi quando dalla 4 passassi il 6, è già escluso dalla porzione perché l'indice 6 è minore, scusate, non è minore, strettamente minore rispetto al punto d'arrivo. Ricordiamo che 6 è escluso. E la mano del giocatore 2 è uguale a mazzo che va da 1, 6, 2. Vediamo se ha estratto le carte giuste. Adesso non ne voglio stiamogli un modo un pochino più. Abbiamo imparato join, no? Ieri. Stampo solo in modo più compatto, senza avere tutte queste parentesi e questi apici che danno un po' fastidio agli occhi. Allora, il giocatore 1 avrebbe ricevuto 5 di fiori, donna di fiori, che giustamente era qua nel mazzo, e 2 di cuori, che era qua. Il giocatore 2 ha ricevuto il fante di cuori, il 3 di fiori, che era qua, e il 6 di cuori, che era qua. Io questa operazione la dovrei ripetere finché ho carte nel mazzo, no? Per poterle dare tutte. Poi sulla base di queste 3 carte il giocatore dovrà scegliere quale giocare, no? Quindi io questa cosa qua la posso ripetere finché ho carte nel mazzo. Mettiamo anche la print dentro. Solo che dobbiamo ricordarci ovviamente che quando queste 6 carte le ho date non le posso più usare, quindi le devo cancellare i primi 6 elementi dal mazzo.
come posso fare a cancellare i primi 6 elementi dal mazzo, un conto potrebbe essere usare una porzione, una slice sulla sinistra dell'uguale, dicendo ok, questi 6 elementi dallo 0 al 5 sostituiscili con una lista vuota. Questa è una sintassi che abbiamo accennato la volta scorsa. Le porzioni si possono usare anche sulla sinistra dell'uguale e quindi mi permetto di assegnare contemporaneamente un certo numero di posizioni con un'altra lista che, se è della stessa lunghezza, assegna le posizioni 1 a 1. Se è di una lunghezza maggiore, crea spazio e poi assegna le posizioni. Se è di una lunghezza minore, cancella elementi e poi assegna le posizioni rimanenti. In questo caso la lista che sto assegnando, quindi sulla sinistra ho una porzione di 6 elementi, indici da 0 a 5. Sulla destra ho una lista di 0 elementi, il risultato netto è che i primi 6 elementi della lista di sinistra vengono cancellati e non vengono sostituiti da nulla. E quindi ho buttato via 6 elementi. È come fare pop 6 volte, eh? Faccio pop, toglie il primo elemento, faccio pop, pop senza argomenti, pop lo ritoglio, ogni volta che faccio pop butto via il primo, se lo faccio 6 volte ho buttato via i primi 6, però così faccio prima. Allora, la distribuzione completa delle carte è questa. Alla seconda, secondo turno, il primo giocatore avrà un 3 di cuori, che è qui, un fante di picche e un re di fiori. Il secondo giocatore avrà un 6 di cuori, un re di cuori e una donna di cuori. E così via. No? Questa cosa funziona, ovviamente, perché funzioni bene è necessario che il mazzo, la lunghezza iniziale del mazzo sia un multiplo di 6. Per quello che ho rifatto i conti bene, il mazzo che avevamo la volta scorsa, che era di 40 carte, quindi non lo potremmo usare, no? Perché non arriveremmo a dare le carte giuste fino in fondo. Dimmi. No, io sto... Allora... io devo dare 3 giocatori, 3 carte a uno e 3 carte all'altro. Poi questi giocano 3 turni per esaurire le 3 carte e poi ne prendono 3 nuove. Perché vengono esaurite, giocate le 3 carte in mano e poi ti do altre 3 carte nuove che sono queste qui. Volendo potremmo fare una variante, quella che hai in mente tu. Dimmi. La piscola è l'ultima carta del mazzo, per definizione. No? In questo caso, perché ho messo il mazzo, è l'ultima carta di sotto, quindi la briscola è questa, ma fa parte del mazzo. In questo caso diremmo che in questa mano abbiamo briscola picche e chi prende l'ultima carta sta prendendo la carta di briscola che è sotto. Il mazzo è dividibile per 36, sono 35 più la briscola, sono tutte 36, no, sono tutte, si usano tutte, compresa la briscola che è stata tutto il tempo girata al contrario in vista, ma poi andrà a finire in mano all'ultimo, l'ultimo che prende. Dimmi. Tu dici, vuoi assolutamente giocare col mazzo da 40 carte. Allora cosa succede se gioco col mazzo da 40 carte e l'ultima mano non sarà completa? Certo, devo gestire l'ultima mano, dovrei gestire l'ultima mano come caso particolare. Ne avrebbe 2 al posto di 3, allora devo capire quali 2, anche perché insomma, una di queste 4 è la briscola, quindi fa sempre gola. Non mi pare che sia il modo normale di giocare. Ecco. Però, visto che siamo in software, possiamo fare ciò che vogliamo. No, però vale la pena, secondo me, di seguire il suo pensiero, perché la briscola funziona così, do 3 carte, le finisco, poi te ne do altre 3. Ma se fossimo in un gioco diverso, in cui ti do le carte iniziali e poi ad ogni giro te ne do una sola nuova, ok? Come potremmo gestirlo? Quindi ti do inizialmente 3 carte, poi ogni volta te ne do una in più,
chiaramente ne hai buttata via una, ne hai usata una, eccetera. Allora, in quel caso potremmo fare un'operazione più semplice di, diciamo così, separiamolo perché è una cosa diversa, semplicemente un ragionamento che non fa parte del gioco, no? Però potremmo dire, beh, le prime carte te le do così. Quindi, al primo giro funziona così, 3-3. Poi ogni volta te ne do una sola. Allora avrei di nuovo una cosa, while, land, perché ovviamente su, qui metto land di mazzo maggiore di 0, nel caso della briscola si gioca fino alla fine delle carte, nel caso di altri tipi di giochi magari c'è una condizione di terminazione della partita che è diversa. Però cosa potrei fare? Potrei dire, tolgo una carta dall'inizio del mazzo e la do al giocatore 1. Tolgo l'altra carta dall'inizio del mazzo e la do al giocatore 2. Quindi avrei qualcosa del tipo carta uguale mazzo.pop o meglio, facciamo due i passaggi. Mazzo di 0 mazzo.pop che sottinteso, non avendo indicato l'indice, mi poppa, mi cancella il primo elemento, e poi mano 1, append carta. Prendo qual è la prima carta, la cancello e poi l'aggiungo all'altro. E poi faccio la stessa cosa sul giocatore 2. In realtà posso sfruttare una proprietà del metodo pop, che dice cancella, remove item at index, quindi cancella l'elemento nell'indice che si trova nella posizione dell'indice specificato, ma c'è un and return, cioè non solo lo cancella ma lo restituisce come valore di ritorno. Quindi non mi serve andare a leggere questo elemento per poi cancellarlo, posso direttamente nella stessa operazione lo cancello e il valore restituito dalla funzione pop è proprio l'elemento che ho cancellato, che me lo posso memorizzare. Memorizzare per fare cosa? Per farne subito dopo un append. Vabbè, allora sta variabile non è che abbia vita lunga, non mi serve un granché. Ok, questo è denso, però fa quelle tre cose in un'unica istruzione. Il mazzo prende il primo elemento, lo cancella, ne restituisce un valore che viene usato come append per aggiungere la seconda lista. Poi qui adesso sta crescendo queste mani perché non sto mai scartando. Okay? Perché non ho una logica per gestire gli scarti, però. Sto solo gestendo la pescata. Per scartare vuol dire che la mano ovviamente dovrà poi diminuire, adesso sta solo aumentando. No? E la stessa cosa, ovviamente, il giocatore 2. Quindi in questo altro tipo di gioco, adesso ovviamente non funziona perché il mazzo l'ho vuotato prima, quindi allora copio, salva mazzo. Ah vabbè, ma no, facciamo una cosa, scusatemi, fatemi commentare questa parte qua, così eseguiamo solo quella sotto. Quindi l'idea è che qua ti do tre carte e poi ogni volta ne peschi uno, pesco io, pesco tu, pesco tu, eccetera. Beh, ovviamente è irrealistico perché dicevamo io sto pescando senza mai scartare, però all'inizio avevo tre carte, poi ne ho quattro ciascuno, quindi re di picche. Scusate, 3 di picche dov'era? Allora, 2F, 3F, G qui. Ah, grazie, grazie, l'avevo dimenticato. Sì, quindi errore mio. Qui
quindi devo mettere pop di 0. Giustamente pop senza argomenti toglie l'ultimo elemento della lista e non il primo come erroneamente stavo pensando. Meno male che l'ho stampato e che ci siete voi a aiutarmi. Quindi adesso, infatti, 5 di picche va a finire qua, la donna di quadri va a finire qua, il jack di fiori va a finire qua, la donna di cuori va a finire qua, e così, il re di cuori va a finire qua e così via. Quindi vedete che li sto prendendo in ordine dal massimo. Quindi, in questo modo stiamo trasferendo velocemente degli elementi da una lista all'altra. Tra l'altro, ho due cose al volo, vi dico, poi vi lascio un po' di pausa. Questa stessa cosa, che abbiamo mescolato, la potevamo fare anche qua, Qui abbiamo fatto i vari passaggi, estraggo la posizione, faccio il pop e poi l'aggiungo. Ma questa concatenazione io avrei potuto semplicemente scrivere mezzo di arrivo punto append di mazzo partenza punto pop. Ok? Al posto di estrarre il valore, aggiungerlo e poi cancellarlo. Cioè questa versione condensata che abbiamo scritto qui in un'unica istruzione sola, cui faccio il pop e l'append nella stessa operazione, l'avrei potuto fare benissimo. Se non fosse stata la prima volta e quindi c'era utile fare passo passo, l'avrei potuto fare benissimo anche qua. Secondo dettaglio che vi voglio dire è, che fa sempre parte un po' delle scorciatoie, è che questa scrittura la troviamo spesso. Cioè, elaboro una lista e quindi la elaboro togliendo, elaborando uno per volta i suoi elementi, li tolgo, li cancello finché è diversa da zero, finché è diversa dalla lista vuota. Si può semplificare semplicemente scrivendola così, while mazzo. Cioè uso come condizione del while la lista stessa. Sapendo che Python interpreta una lista vuota come falso e una lista non vuota, quindi anche da un elemento in su qualunque esso sia, come vera. E molto spesso si vede scritto così, finché c'è roba dentro il mazzo fai, è equivalente a quella sopra ovviamente, ma anche una volta capito il meccanismo ha anche un carico cognitivo inferiore, perché semplicemente è più esplicito che dico finché c'è roba dentro quella lista, se no là c'è maggiore, maggiore uguale, dovrei ragionarci un pelino di più, ma è la stessa cosa. Stiamo iterando finché ci sono elementi da considerare all'interno di quella lista. Ok, adesso cos'è che ci frena dal provare a prendere parte di queste funzioni e metterle nel nostro programma per giocare a briscola? Ci frena che il programma, ci frena che abbiamo voglia di farci una pausa, ma anche che il programma che gioca a briscola usa le funzioni, usa pesantemente le funzioni. E noi non abbiamo ancora visto come giocarci le funzioni come interagiscono tra di loro funzioni e liste. Che è quello che vedremo tra un quarto d'ora quando rientriamo dall'intervallo.